cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Nella lettura del Vangelo di Marco abbiamo visto le cinque parabole del regno. Poi l'Evangelista presenta quattro miracoli tipo dell'agire di Gesù. Il primo miracolo, la tempesta sedata, non l'abbiamo letto perché abbiamo sospeso la lettura del Vangelo di Marco in occasione della festa della conversione di Paolo. Ma riprendiamo con un miracolo, la guarigione strana di un indemoniato. Proviamo ad ascoltare. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù e i discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: "Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi." Gli diceva infatti: "Esci, spirito impuro, da quest'uomo." E gli domandò: "Qual è il tuo nome?" "Il mio nome è Legione," gli rispose, "perché siamo in molti." E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là, sul monte, una numerosissima mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: "Mandaci da quei porci perché entriamo in essi." Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono notizie nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: "Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te." Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Molti ragionamenti si intersecano in questa lettura evangelica. Da un lato il potere che Gesù ha sullo spirito del male, dall'altro il suo agire che è capace di ridare dignità a quell'uomo che era nudo, ferito, abbandonato, sporco e che si ritrova seduto, vestito, capace di intendere e di dialogare. Vi è un altro ragionamento che nasce da questo miracolo, il fatto che davanti all'opposizione di coloro che chiedono a Gesù di andarsene perché hanno paura di lui, egli supera il segreto messianico. Non dice più a colui che era indemoniato lì a Gerasa di tacere, anzi gli dice: "Va e annuncia la misericordia che Dio ha avuto nei tuoi confronti."
C'è ancora un agire di Dio capace di allontanare lo spirito del male, capace di attenuare, di derubare la dignità a coloro che sono deboli, feriti, malati, poveri. Certo che ancora Dio agisce, certo che ancora la parola di Gesù è così potente da suscitare reazioni opposte, fortissime da parte di chi è posseduto dal male e dall'altra parte di paura da parte di coloro che vedono tutto questo. Ma noi dobbiamo essere sereni, salire con Gesù su quella barca, stare in sua compagnia e contemporaneamente essere in compagnia di colui che era l'indemoniato di Gerasa, girando per tutta la Decapoli ad annunciare che Dio ha una misericordia grande verso i suoi figli. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Nell'anima scende il tuo respiro e l'infinito è in mezzo a noi. Nell'anima scenderà che dilaga, una gioia che appaga, di più, di più, di più di ogni ricchezza, di ogni bellezza che l'uomo può pensare, perché è Dio che ti viene a cercare, e il mondo allora è riscattato, e non guardiamo più le stelle con la nostalgia dell'infinito, perché un amore senza fine ha rovesciato il cielo sulla terra, il cielo sulla terra, e allora è la gioia che dilaga, una gioia che appaga, di più, di più, di più, di ogni ricchezza, di ogni bellezza che l'uomo può pensare, perché è Dio che ti viene a cercare. E il mondo allora è riscattato e non guardiamo più le stelle con la nostalgia dell'infinito, perché un amore senza fine ha rovesciato il cielo sulla terra, il cielo sulla terra, il cielo sulla terra, il cielo sulla terra, il cielo sulla terra.